Riccardo Martinez, presidente Lions Club Host Canicattì, oggi al Centro Culturale San Domenico si parla di piccole e medie imprese e della loro internazionalizzazione, un argomento molto importante in un periodo di crisi come questo. Un periodo di crisi molto importante, sì. Questa sera abbiamo organizzato questo convegno insieme al Consorzio GP per continuare a parlare del nostro territorio, della valorizzazione dei nostri prodotti, delle nostre eccellenze. Sono tante le eccellenze che abbiamo noi nel nostro territorio a Canicattì e nei comuni vicini. Sono prodotti unici, tipici, che irripetibili, quindi dobbiamo avere la capacità, la forza di portare fuori questi prodotti, di farli conoscere al mondo esterno in maniera tale da poter consentire alle imprese di avere un rilancio, di aumentare le loro potenzialità produttive e quindi reddituali. Il convegno ha una doppia valenza, questo che dicevo prima, quindi di poter consentire appunto alle imprese di avere un maggior ritorno a livello economico, ma soprattutto anche a livello, diciamo, del tessuto nostro sociale, culturale, quello di appunto di accrescere il miglioramento della vita nostra, della nostra comunità. Dobbiamo fermare questo trend che c'è dei nostri giovani che vanno via dalla nostra Canicattì, che vanno a studiare fuori, che vanno a lavorare fuori. Dobbiamo fare in modo che la nostra Canicattì e i paesi vicini diventino attrattivi per loro, dove ci sia ricchezza, dove poter vivere, poter lavorare, perché così altrimenti il nostro territorio si impoverisce. Su quali prodotti si punta? Ma sicuramente sulle nostre eccellenze, sicuramente sull'Uva Italia, ma poi su tutto, per esempio anche l'arte dolciaria che c'è a Canicattì, sono questi i prodotti nostri tipici. Sul vino abbiamo diverse eccellenze qui presenti a Canicattì, questi sono, diciamo, i prodotti su cui puntare. Infatti questo convegno parlerà in particolar modo dell'export per quanto riguarda le aziende che operano sull'agroalimentare. E chi è presente a questo incontro, a questo convegno? Sì, questa sera, per parlare appunto di economia, di sviluppo, di internazionalizzazione, abbiamo invitato due relatori di spicco, di grande personalità, come il professore di politica economica Michele Sabatino, docente universitario, nonché la dottoressa Maria Teresa Cardinale, che è la responsabile per la Sicilia del SIMEST, una società che fa gruppo al capo alla Cassa Depositi e Prestiti e che ci parlerà degli aspetti, diciamo, della finanza agevolata a favore delle imprese. Marcello Losardo, presidente del consorzio Uva da Tavola IGP di Canicattì. In che modo si sta muovendo il consorzio? Sì, io come presidente del consorzio IGP sto dando il massimo di me stesso. Difatti oggi, grazie sia al consorzio IGP che al Lions Club, abbiamo organizzato questo evento invitando i produttori agroalimentari del territorio della provincia di Agrigento e Caltanissetta. Perché un imprenditore non ha mai limiti alla ricerca di nuovi mercati. Difatti abbiamo invitato al professore Sabatino, esperto in mercati esteri, e la dottoressa Cardinale, esperta in finanziamenti pubblici. Com'è andata quest'anno l'annata dell'uva? Quest'anno, essendo che mancava la quantità degli anni passati, abbiamo avuto una campagna eccellente di qualità e anche soddisfatti a livello di prezzi. Sentiamo adesso il professor Michele Sabatino, docente di politica economica dell'Unione Europea presso l'Università della Basilicata. Allora, iniziamo col dire che diventa quasi un percorso obbligato in un mondo sempre più globalizzato, sempre più aperto, in cui la concorrenza è più aggressiva. Se non andiamo fuori rischiamo di trovarci indietro. Per fare questo bisogna organizzarsi. Le aziende innanzitutto devono fare un salto culturale, bisogna che le aziende si organizzino al proprio interno, che fruiscano delle numerosissime forme di incentivazione, che vadano un po' fuori, forse anche con la valigetta come si usava un tempo, le fiere, gli eventi, conoscere, ma soprattutto non improvvisare, perché sennò, come spesso ci capita e mi capita anche a me, si sentono poi un po' racconti di delusioni, di sorprese, e quindi bisogna partire ben organizzati, come un bel viaggio, diciamo, si parte organizzati, sennò diventa un po' problematico.
Ci vogliono investimenti e finanziamenti però? Ci vogliono investimenti, che significa investimenti anche in risorse umane, attenzione, perché quello che manca spesso è l'export manager. Le aziende pensano che aggredire il mercato europeo o extraeuropeo sia come quello italiano, quello siciliano, e quindi spesso si va così random, pensando che il consumatore canadese magari non è che conosce la differenza tra l'olio d'oliva extravergine di non so quale regione o di quale altra regione, pensa che l'olio d'oliva è il Mediterraneo, figurarsi l'Italia. Quindi bisogna organizzarsi, spesso le aziende a volte mancano anche di strumenti conoscitivi, di marketing, anche il sito in lingue, per dire, cioè, e poi non c'è dubbio che bisogna utilizzare anche le opportunità, gli incentivi, che ce ne sono tantissimi. Ormai a livello europeo, nazionale, regionale, ci sono numerosi strumenti, chiaramente bisogna farsi aiutare anche da chi è competente in ambito di finanziamenti per poter rintracciare tutte queste forme di aiuto e di sostegno. Sentiamo la dottoressa Maria Teresa Cardinale, responsabile Sicilia Simest. In che modo le piccole imprese, le piccole e medie imprese si possono internazionalizzare, soprattutto in piccoli territori come quello di Canicattì? Da piccoli territori, Simest nell'ambito del perimetro del Ministero dell'Economia sicuramente le può supportare con la nuova finanza agevolata che è stata lanciata alla fine di luglio. Rientriamo in modalità ordinaria, ma ripercorriamo tutto il percorso dell'internazionalizzazione. Quindi dalla forma più blanda dell'inserimento di un temporary export manager in azienda oppure di una consulenza per l'internazionalizzazione alle forme delle vetrine online, quindi attraverso l'e-commerce, delle vetrine temporanee, della partecipazione a fiere che abbiano carattere internazionale oppure addirittura una presenza stabile all'estero, quindi parliamo di uffici, corner, showroom o negozi, e questi strumenti non richiedono che ci sia già una quota export. L'unico strumento che ha questa barriera all'ingresso, quindi che si rivolge alle imprese abituate ad esportare, in realtà la percentuale è solo del 10% nell'ultimo esercizio, quindi nel 2022, è la transizione digitale ed ecologica, che si muove sul presupposto che è rafforzare gli investimenti, soprattutto in asset tecnici, in mobilizzazioni tecniche in Italia, possa aumentare la competitività dell'impresa all'estero. La particolarità di questi strumenti finanziari sta nel fatto che si può finanziare in un periodo di tempo medio-lungo ad un tasso agevolato che oggi è lo 0,4% senza andare in centrale rischi, insomma si può finanziare, evidentemente insomma distribuire in un periodo di rimborso mediamente lungo un investimento che potrebbe dare un ritorno in un orizzonte non immediato. Presente l'assessore del comune di Canicattì, Giuseppe Corsello, l'importanza di questo incontro. Sì, sicuramente è un momento importante, un incontro altamente formativo, portato avanti dal Lions Club Host Canicattì insieme al consorzio IGP. Un'altra grande occasione per noi di poter prendere parte l'amministrazione comunale in collaborazione con il Lions e l'IGP, prendere parte a questo progetto, a questo percorso formativo rivolto agli imprenditori, in modo tale che possano acquisire le informazioni giuste per interfacciarsi con nuovi mercati, parlare di nuove opportunità, finanziamenti e sicuramente portare avanti un percorso di crescita di quelle che sono le nostre eccellenze del territorio, che hanno bisogno oggi di comunicare in modo nuovo con i grandi mercati. Abbiamo la presenza di grandi figure illustre come il professore Sabatino, docente di economia politica, e la dottoressa Maria Teresa Cardinale, i quali va un ringraziamento, che hanno preso parte a questa iniziativa che sicuramente può dare tanto al nostro territorio.